a tutti, eccoci in questo nuovo tutorial dove vi farò vedere come lavorare questa piastrella gigante che può essere utilizzata come copertina, come centrotavola o anche come copricuscino, perché la dimensione la stabilirete voi man mano che lavorate in base a quello che vorrete ottenere. Si inizia da una parte centrale che è questo motivo rotondo, effetto fiore, che poi viene riquadrato. Dopodiché si passa a lavorare il motivo a fantasia, che è sempre uguale fin quando non si finisce il lavoro che avete stabilito di fare. Io ho lavorato con un filato molto sottile messo a due capi ed ho utilizzato un uncinetto numero 3. Il filato che ho utilizzato è un ritorto 16 in puro cotone e in pratica sviluppa 865 metri per 100 grammi di filo. Ve lo dico in modo che così potete regolarvi. Ciò non toglie che potete fare questa piastrella con qualunque materiale preferiate. Io ho rifinito la piastrella, la copertina, con questo bordo a effetto cuoricini, del quale metterò lo schema nel post sul mio blog Lo Spazio di Lilla e troverete il link sotto la info box. Potete farla in diversi colori oppure in un unico colore, come piace a voi. Questo è il campioncino che ho realizzato in lana utilizzando un uncinetto 3,5. Bene, credo di aver detto tutto. Se avete delle domande da fare, lasciatemi un commento. Ora vi lascio al tutorial per realizzare questa piastrella. Buona visione! Cominciamo facendo il nostro anellino magico, quindi passiamo il filo intorno alle nostre dita e facciamo una maglia bassissima per fermare il filo. Ora facciamo una catenella e lavoriamo subito dopo una maglia bassa. Questa è la prima maglia bassa che abbiamo intorno al nostro anellino magico. Ne faremo altre 11 per un totale di 12 maglie basse. Ecco qui, a questo punto possiamo tirare la codina e avvicinare la parte finale, la parte iniziale del lavoro. Per chiudere questo cerchio andiamo nella nostra prima maglia bassa e facciamo una maglia bassissima. Ecco qua. Secondo giro, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, che stanno a sostituire la prima maglia alta. Subito nello stesso punto da cui siamo partite per le 3 catenelle, lavoriamo di nuovo una maglia alta. Ora faremo 2 maglie alte anche in ogni maglia bassa che abbiamo nel nostro cerchietto, per un totale di 24 maglie alte.
Quindi nella stessa maglia lavoriamo 2 maglie alte. Così in ogni maglia bassa che abbiamo al di sotto. Ecco l'ultima maglia bassa in cui lavoriamo le nostre 2 maglie alte, dopodiché possiamo chiudere il cerchio. 1, 2, 3, prendendo l'ultima catenella delle 3 iniziali e facendo una maglia bassissima. Terzo giro. Ci solleviamo con una catenella e sempre nello stesso punto facciamo una maglia bassa. Ecco, ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo la maglia alta successiva e in quella subito dopo, vale a dire la terza dall'inizio, 1, 2 e 3, faremo una maglia bassa. Di nuovo, subito dopo, un'altra maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4. E 5, saltiamo la maglia alta successiva e in quella subito dopo facciamo la nostra maglia bassa. Di nuovo maglia bassa nel punto successivo e ripetiamo con le 5 catenelle. E le 2 maglie basse. Saltiamo sempre sotto l'archetto di catenelle dobbiamo sempre saltare la maglia alta successiva, quindi saltiamo questa e andiamo a fare 2 maglie basse consecutive. Una e due e riprendiamo con l'archetto. Saltiamo la maglia alta e facciamo 2 maglie basse. Una e due, archetto, saltiamo la maglia alta sottostante e di nuovo 2 maglie basse. Passiamo all'ultimo archetto che è l'ottavo. Facciamo le nostre 5 catenelle. Saltiamo la maglia successiva di base e facciamo un'ultima maglia bassa che andremo a unire con la prima del cerchio con una maglia bassissima. Ecco qua, abbiamo terminato il nostro terzo giro della piastrella. Quarto giro. Ora dobbiamo muoverci per andare a iniziare sull'archetto di catenelle, quindi facciamo una maglia bassissima e ci spostiamo dal centro dove abbiamo iniziato a lavorare, ci spostiamo un po' verso sinistra.
A questo punto facciamo 3 catenelle e 2 maglie alte successive che chiuderemo insieme. Quindi la prima la lavoriamo solo a metà, andiamo con la seconda, la lavoriamo tutta e andremo a prendere anche le catenelle iniziali. Quindi abbiamo una nocciolina. Tre catenelle, una, due e tre, e facciamo di nuovo, sempre nello stesso archetto, un'altra nocciolina, però questa volta formata completamente da 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi andiamo con la prima e la lavoriamo a metà, la seconda la lavoriamo a metà lasciando in sospeso le ultime maglie, e lavoriamo la terza maglia alta della nocciolina completamente. Prendendo insieme anche le altre due, facciamo nuovamente 3 catenelle e di nuovo una nocciolina di 3 maglie alte chiuse insieme. Questo motivo lo riporteremo per ogni archetto. Ora, per passare dalla nocciolina di questo archetto alla prima nocciolina di quello successivo, non dobbiamo fare nessuna catenella, andiamo direttamente a lavorare la nostra nocciolina di 3 maglie alte chiuse insieme nell'archetto successivo. Ecco la prima, 3 catenelle, di nuovo la nocciolina, tre catenelle e facciamo la terza nocciolina del nostro archetto. Facciamo l'ultima nocciolina del giro. E per chiudere andiamo nel 1, 2, 3, terza catenella delle tre che sostituiscono la maglia alta iniziale e facciamo una maglia bassissima. Quinto giro. Allora, dobbiamo iniziare a lavorare il nostro quinto giro spostandoci di un paio di punti verso destra, perché la lavorazione in pratica inizia partendo appena prima dell'ultima nocciolina. Quindi io farei in questo modo: giro il lavoro, faccio una maglia bassissima in testa alla nocciolina e un'altra maglia bassissima, in modo da trovarmi proprio nel punto richiesto dal lavoro. Ora ci riposizioniamo sul davanti e facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Andiamo a lavorare adesso direttamente dopo
la prima nocciolina dell'inizio del giro precedente e facciamo una maglia alta in questo modo. Ora continuiamo facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Queste catenelle vanno fermate appena prima della nocciolina centrale con una maglia bassa, in questo modo. E abbiamo il nostro archetto. Di nuovo 3 catenelle che fermiamo subito a fianco della nostra nocciolina centrale. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ora andiamo a fare 2 maglie alte chiuse insieme che prenderemo la prima in questo punto, la seconda dopo l'altra nocciolina. Questo punto lo faremo sempre quando ci troveremo con le 2 noccioline concomitanti. Facciamo quindi la nostra prima maglia alta senza chiuderla, la seconda appena dopo la seconda nocciolina e chiudiamo tutte le maglie in sospeso in questo modo. Ripetiamo 3 catenelle. Andiamo nella nocciolina centrale in cui faremo maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa. Catenelle e trovandoci nel punto in cui si incontrano le 2 noccioline facciamo le nostre 2 maglie alte chiuse insieme, quindi la prima che lavoriamo a metà e poi la seconda che lavoriamo completamente unendo anche tutte le altre maglie che stanno in sospeso sull'uncinetto. E questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il nostro quinto giro. Facciamo l'ultimo archetto sulla nocciolina centrale. Maglia bassa e ora 3 catenelle che andremo a fermare con una maglia bassissima qui in testa a queste 2 maglie che rappresentano le maglie alte chiuse insieme iniziali. Sesto giro. Facciamo una catenella sulle 2 maglie che si incontrano all'inizio del giro sottostante. Facciamo 2 catenelle e andiamo a lavorare all'interno dell'archetto che si trova sulla nocciolina centrale. In questo punto facciamo 7 maglie alte. Ecco qua, ora facciamo 2 catenelle e andremo a fermare
queste catenelle sulle due maglie alte chiuse insieme del giro sottostante con una maglia bassa. Quindi andiamo nel punto sopra le due maglie alte chiuse insieme e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle e nell'archetto centrale di nuovo 7 maglie alte e così per tutto il giro. Ecco l'ultimo ventaglietto, facciamo le nostre 2 catenelle e poi andiamo a fare una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro in modo da chiudere il nostro lavoro. Settimo giro, facciamo una maglia bassa iniziale, quindi catenella nello stesso punto, lavoriamo una maglia bassa. Ora facciamo una catenella e una maglia alta sulla maglia alta successiva. Su questo archetto ripeteremo sempre una catenella e una maglia alta per ogni maglia alta che abbiamo nel ventaglietto precedente sottostante, quindi catenella e maglia alta, catenella e maglia alta, dopodiché terminiamo, una volta che abbiamo fatto tutte le nostre maglie alte divise tra loro da una catenella, quindi sono sempre 7 maglie alte con le catenelle in mezzo, terminiamo con una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa sulla maglia bassa del giro precedente. Quindi maglia bassa sotto e maglia bassa adesso. Di nuovo una catenella, poi riprendiamo con una maglia alta e una catenella. Ecco, siamo arrivate alla fine di questo ultimo ventaglietto. Ora non mi resta che collegare la fine con l'inizio e facciamo una maglia bassissima nella prima maglia bassa del lavoro, in questo modo. Per iniziare l'ottavo giro dobbiamo spostarci sulla prima maglia alta del ventaglio, quindi facciamo una e due maglie bassissime. Una volta che siamo sulla prima maglia alta facciamo una catenella e sempre sulla stessa maglia lavoriamo una maglia bassa. Ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo una catenella, una maglia alta, una catenella e in quella successiva facciamo una maglia bassa.
Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo una catenella, una maglia alta, una catenella e nella maglia alta successiva lavoriamo una maglia bassa. Ancora una volta, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo catenella, maglia alta, catenella e nella maglia alta successiva facciamo una maglia bassa. Questi sono gli archetti che faremo su ogni ventaglio di questo giro. Ora ci troviamo nel punto d'incontro tra un ventaglio e l'altro. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Torniamo giù e facciamo una maglia bassa sulla prima maglia alta del ventaglio successivo. Vedete, questo è l'archetto che si forma tra un ventaglio e l'altro. Poi sul ventaglio faremo questi tre archetti come abbiamo fatto nel primo. Quindi 5 catenelle, saltiamo catenella, maglia alta, catenella e andiamo a fare la maglia bassa sulla maglia alta successiva. Di nuovo 5 catenelle, saltiamo catenella, maglia alta, catenella, nella maglia alta successiva facciamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, in questo modo per tutto il giro. Facciamo il nostro ultimo archetto, 1, 2, 3, 4 e 5, saltiamo i punti prestabiliti e facciamo una maglia bassa sull'ultima maglia alta del ventaglio. Ora dobbiamo unirci alla parte iniziale facendo l'ultimo archetto di 5 catenelle, come abbiamo fatto negli altri punti, tra dove si incontra un ventaglio con l'altro. Però facciamo in questo modo per chiudere. Facciamo 1, 2, 3 catenelle, poi facciamo mezza maglia alta prendendola nella maglia bassa sottostante, quindi estraiamo il filo passando per tutte e tre le nostre asole. In pratica, facendo in questo modo, ci troviamo con la fine del lavoro sulla sommità del nostro archetto e non dobbiamo tornare indietro, quindi con le maglie bassissime. In questo giro utilizzeremo la maglia bassa, la catenella, mezza maglia alta, la maglia alta allungata e la maglia alta doppia. Allora, iniziamo il nostro nono giro partendo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Ora facciamo 2 maglie alte doppie, 2 gettati sull'uncinetto e lavoriamo
la prima maglia alta doppia e la seconda. Nell'archetto successivo lavoriamo 3 maglie alte allungate, però prima facciamo 2 catenelle. Andiamo nell'archetto, facciamo un gettato come si fa per la maglia alta normale, estraiamo il filo, però facciamo subito questo passaggio, facciamo una catenella in più, dopodiché lavoriamo normalmente la nostra maglia alta, e questo serve per dare un pelino in più di lunghezza alla nostra maglia alta. Quindi ne facciamo 3, ripetiamo di nuovo questo primo passaggio, abbiamo sempre 3 asole sull'uncinetto. Adesso lavoriamo la maglia alta, nuovamente prendiamo il filo, facciamo un primo passaggio e poi lavoriamo la nostra terza maglia alta allungata. 2 catenelle, ogni gruppo di 3 maglie che lavoriamo in ogni archetto è diviso tra loro da 2 catenelle. Ora facciamo 3 maglie alte nell'archetto successivo, 1, 2 e 3. Due catenelle, nell'archetto successivo facciamo 3 mezze maglie alte. Vedete che partiamo con delle maglie più lunghe ai lati e andiamo a diminuire mentre arriviamo al centro. Allora facciamo le nostre 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle, e quando ci troviamo nell'archetto tra un ventaglio e l'altro facciamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Ora ripartiamo ma dalla maglia più bassa a quella più alta, quindi facciamo 2 catenelle e 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. Due catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 3 maglie alte allungate nell'archetto successivo. Due catenelle. Ora andiamo a lavorare in questo archetto, che in pratica è l'archetto d'angolo, e lavoriamo 3 maglie alte doppie,
1, 2, 3, 4 e sempre nello stesso archetto di nuovo 3 maglie alte doppie. E questo è il nostro primo angolo completo, questo è quello iniziale, infatti manca l'altro gruppo di maglie che faremo alla fine del giro per poi collegarci con il primo. Ora dobbiamo ripartire con quello che abbiamo fatto adesso all'inizio, quindi ritorniamo a lavorare le 3 maglie alte allungate, 3 maglie alte, 3 mezze maglie alte, 3 maglie basse e poi facciamo al contrario dal basso verso quella più lunga, ripetendo quello che vi ho fatto vedere in questa prima parte. Allora, sono arrivata quasi al termine del giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte allungate, 2 catenelle e adesso andiamo a terminare il nostro angolo con 3 maglie alte doppie. Ora dobbiamo unirci con il gruppo di 3 iniziali e quindi facciamo 2 catenelle, 1 e 2, e terminiamo con mezza maglia alta che andremo a prendere in testa alle catenelle che sostituivano la prima maglia alta doppia. Abbiamo terminato il nostro nono giro. Vedete che si inizia già a intravedere la forma quadrata della nostra piastrella.